Al Consiglio Comunale del 21 marzo, primo giorno di primavera. Abbiamo solo due punti all'ordine del giorno, come preannunciato la scorsa volta. E non ci sono la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente in quanto non pronti. E partirei col primo, anzi no, darei la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Presente, però forse non funziona il microfono. Chi ha acceso il microfono se lo è perché poi. Ok, grazie. On. Okay. Di Tonghi Luigi. Presente. Degli Agosti Augusto. Presente. Ciceri Giovanni. Presente. Roncalli Elisabetta. Presente. Riva Luca. Presente. Di Gioia Luciano. Presente. La Notte Davide. Presente. Cosentini Francesco, Besana Valentina, Molteni Maria Antonia, Dozio Marco, Corti Maria Ambrogia, Mundo Daniela, siamo tutti. Bene, anche se abbiamo avuto qualche piccolo problema sui microfoni però... No, che chiedo a chi non deve parlare di spegnere il proprio microfono, perché poi quando sono accesi mi sembra più di due o tre microfoni non funzionano. E quindi possiamo andare, ok. Comunque il segretario ha verificato che siamo tutti presenti. Partirei col primo punto all'ordine del giorno, che è approvazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie di un'area di proprietà comunale ubicata presso il centro sportivo comunale Via dell'Atleta per la costruzione e la gestione di campi da padel pickleball, si dice così, vero? Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 38/21. Scusate. Ecco, la scorsa volta abbiamo definito insomma il Consiglio Comunale l'ok per il diritto di superficie e rimaneva la parte della convenzione che abbiamo rinviato stasera perché c'erano alcuni punti poi da sistemare. La convenzione è stata inviata poi ai consiglieri, quindi io direi a questo punto di aprire l'eventuale dibattito. Prego. Dozio. Chiedo, Sindaco, se può illustrarla brevemente ed eventualmente i punti che sono magari stati oggetto di un'attenzione, così almeno siamo un po' allineati. Poi, giusto. Magari già nell'illustrazione soddisfa alcuni quesiti che mi sono segnato, altrimenti poi le integriamo. Grazie. Prego, giustamente. Quindi direi che... Magari facciamo scorrere gli articoli in modo tale che puntualmente vediamo di che cosa si tratta. Il primo articolo che ha come titolo oggetto della convenzione, ecco, l'oggetto della convenzione è la gestione dell'area da parte del superficiario, ai sensi dell'articolo 952 del Codice Civile, per anni 20, su un lotto di terreno comunale presso il centro sportivo comunale. Qui si dice come da planimetria allegata, come dicevamo la volta scorsa, quindi l'intenzione è di dare in diritto di superficie l'area antistante il centro sportivo, quell'area attualmente a verde che c'è tra il campo da basket esterno, il beach volley e la via dell'atleta, per realizzare campi da padel e pickleball, giusto? E sotto una struttura unica, una copertura unica, e di fianco un edificio prefabbricato che conterrà gli spogliatoi e la reception. Questo è l'oggetto della convenzione. L'articolo 2
declina qual è la costituzione del diritto di superficie, possesso e garanzia, quindi definisce qual è l'area. In realtà, quindi, questo essendo uno schema di convenzione, mancano ancora gli estremi catastali che dovrebbero arrivare in questi giorni perché è in corso il frazionamento dell'area e va a delineare quelli che sono, a sancire quelli che sono il possesso, le garanzie tra le parti in causa. L'articolo 3 è la durata è una durata di 20 anni, alla scadenza del diritto di superficie, leggo testualmente. Il comune di Veduggio Concolzano diverrà automaticamente proprietario di tutti gli impianti e le opere fisse e mobili realizzate in forza del presente atto, nonché di tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze di quant'altro costruito e installato dal superficiario, sia sul soprasuolo sia nel sottosuolo dell'area oggetto della presente convenzione, senza diritto della controparte di alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo del superficiario. Quindi il superficiario prende l'area per 20 anni, si impegna a realizzare l'opera, progetti, eccetera, eccetera, la utilizza per 20 anni, e dopodiché il tutto diventerà di proprietà dell'amministrazione comunale. L'articolo 4, che riguarda il finanziamento dell'intervento, declina che il superficiario, come previsto dal piano economico finanziario, che è un allegato alla convenzione, ricorre all'autofinanziamento e l'importo dei lavori previsto ammonta a 542.000 euro. L'articolo 5, presupposti del piano economico finanziario, quindi è stato fatto un piano economico finanziario per la realizzazione di questo intervento, che è quello che poi ha portato a definire la durata della concessione di 20 anni, proprio in funzione dell'investimento e della gestione che dovrà fare il superficiario su quest'area. L'articolo 6 definisce quelli che sono gli obblighi del superficiario. Se volete, magari diamo una lettura. Ok, va bene. Quindi gli obblighi sono, punto numero uno, ottemperare a tutti gli obblighi contenuti nel progetto Padel Star, così si chiama questo progetto, quindi costruzione di 3 campi da padel e uno da pickleball, con copertura, un prefabbricato che verrà utilizzato come spogliatoio e segreteria e opere di sistemazione esterna, come si diceva prima. Punto 2. Assumere la propria diretta responsabilità in merito a qualsiasi danno che dovesse derivare soggetti a terzi e cose a persone, anche successivamente in conseguenza della realizzazione e della gestione dell'impianto sportivo. Punto 3. Predisporre tutta la progettazione delle opere e interventi indicati nell'offerta, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza antisismiche e di risparmio energetico, e ottenere le autorizzazioni e i titoli abilitativi e ogni altro atto di assenso da parte delle autorità amministrative dei diversi enti competenti. Quindi si assumono l'onere di presentare il progetto e far sì che questo progetto debba essere approvato sia dall'amministrazione comunale, dall'ufficio tecnico in questo caso, e dagli eventuali enti sovraordinati che si dovranno esprimere. Il punto 4, procedere a proprio onere e spese, preliminarmente all'inizio dei lavori, a svolgere tutte le indagini preventive atte a verificare dettagliatamente sotto i profili geotecnici e idrogeologici la situazione dei sottosuoli sottostanti e circostanti l'area di intervento al fine di determinare le condizioni di operatività dell'intervento. Punto 5, eseguire a regola d'arte tutti i lavori di realizzazione dell'impianto sportivo in conformità al progetto. 6, provvedere anche agli eventuali lavori non previsti che si rendessero necessari durante la realizzazione delle opere per rispettare le osservanze sopravvenute e provvedere alle spese per eventuali esigenze di cantiere. 7. Provvedere ad affidare alla direzione lavori e le opere il collaudo a personale qualificato, quindi tecnici professionalmente abilitati a fare il loro lavoro, chiaramente. Punto 8. Seguire procedure concorrenziali che assicurino economicità, trasparenza ed efficienza per l'esecuzione delle opere. Punto 9. Comunicare al termine dei lavori la realizzazione delle tempistiche in merito alla messa in funzione dell'impianto e la data presunta dell'inizio attività.
10. Gestire funzionalmente ed economicamente tutte le strutture previste nell'area, compresa la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'adeguamento della normativa dell'impiantistica. Interventi possono prolungare la vita utile e/o migliorarne gli interventi che possono prolungare la vita utile o migliorare l'efficienza. L'affidabilità e la manutenibilità non ne modificano le caratteristiche originarie e la struttura essenziale e non comportano variazioni di destinazione d'uso del bene. Nominare prima dell'inizio della gestione e la gestione stessa un referente generale per i rapporti con l'amministrazione e consentire all'amministrazione di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare l'adempimento degli obblighi assunti, eccetera. Infine, il punto 13, provvedere a tutte le spese di gestione e di funzionamento, ivi compreso il pagamento delle utenze che garantiscono il funzionamento dell'impianto. L'articolo 7 definisce i diritti del superficiario e modalità di gestione. In sostanza, i diritti del superficiario sono: la costituzione del diritto di superficie in favore del superficiario viene effettuata al solo scopo di consentire la realizzazione e la gestione dell'impianto sportivo di cui abbiamo detto. Al superficiario non è riconosciuto alcun corrispettivo da parte dell'amministrazione per la realizzazione dell'impianto, se non il diritto di utilizzare il terreno oggetto della presente concessione di diritto di superficie, gestire funzionalmente gli impianti realizzati per tutta la durata della stessa, facendo proprio i proventi di tale attività, ivi compresi le tariffe e i prezzi per i servizi resi e per le sponsorizzazioni legate all'impianto. Il concedente si impegna a fornire al superficiario ogni forma utile di collaborazione degli uffici comunali per tutte le informazioni, indicazioni tecniche, eccetera. L'articolo 8, che ha per titolo divieto di concessione del contratto, dice che è fatto divieto al superficiario di cedere anche parzialmente il contratto in oggetto, salvo espressa autorizzazione del Comune. L'articolo 9 parla dell'inizio e termine dei lavori, quindi non so se lo volete, lo leggiamo. Ottenute le necessarie autorizzazioni, il superficiario dovrà iniziare i lavori entro 30 giorni dalla consegna dell'area, dandone comunicazione all'ufficio tecnico. Tutti i lavori relativi ai sottoservizi sono a totale carico del superficiario e potranno essere effettuati solo dopo la necessaria autorizzazione degli enti gestori. I lavori dovranno comunque essere ultimati entro 6 mesi dall'inizio del programma dei lavori. Costituisce parte integrante del progetto approvato, fatta salva la possibilità di proroghe, detto termine, su accordo delle parti per fatti non imputabili al superficiario o cause di forza maggiore. In altri casi, scusate, è comunque nella facoltà dell'amministrazione comunale concedere a suo insindacabile giudizio eventuali proroghe ai termini sopra indicati e poi determina come la richiesta di proroga deve essere fatta. L'articolo 10, invece, che ha come titolo esecuzione dei lavori, delinea quali sono e quindi saranno a totale carico del superficiario tutti gli oneri e le spese riguardanti la progettazione e la realizzazione di tutte le opere previste, oltre che prove penetrometriche, di cui abbiamo già detto, relazione geologica geotermica, relazione acustica, relazione energetica, invarianza idraulica, parere brianza acque, progetto strutturale, progetto impianti, piano della sicurezza, nonché quelle relative alla gestione dell'impianto stesso, quindi canoni e diritti, tariffe, forniture, servizi, utenze, eccetera, così come previsto negli articoli precedenti, scusate. L'aggiudicazione dei lavori e la loro esecuzione devono essere effettuate da imprese barra ditte qualificate secondo la normativa vigente. Il superficiario si impegna a comunicare all'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori il nome e la ragione sociale della ditta esecutrice e ad allegare la documentazione probante possesso dei requisiti previsti. Il concedente, quindi il comune, rimane comunque estraneo a tutti i rapporti del superficiario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendo intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra superficiario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del concedente, quindi, come dicevo, del comune. I lavori oggetto del presente dovranno essere eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici muniti delle necessarie qualifiche professionali, nominati a cura e spese del superficiario e comunicati all'amministrazione comunale. Se
Si specifica che ogni eventuale ulteriore spesa che dovesse derivare per difficoltà o ritrovamenti relativi ai lavori da effettuarsi nel sottosuolo e nel contesto interferente con l'opera da realizzare saranno anch'essi a carico del superficiario. L'articolo 11 norma le varianti in corso d'opera e quindi dice che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato, eventuali varianti potranno essere apportate dal superficiario solo previa approvazione da parte dell'amministrazione comunale se ritenute ammissibili. L'articolo 12, che parla di vigilanza e collaudi lavori, i lavori per la realizzazione delle opere di cui la presente convenzione saranno oggetto della vigilanza da parte dell'amministrazione comunale, che pertanto si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento al cantiere, di assistere ai lavori, di ordinare prove, di effettuare controlli e misurazioni. A seguito di tali controlli, l'amministrazione comunale potrà formulare contestazioni, richiedere accertamenti, qualsiasi natura sul progetto e sui lavori, con obbligo del superficiale di fornire tutti i chiarimenti e i mezzi richiesti per gli accertamenti. Insomma, determina come l'amministrazione può controllare tutti i lavori e ha la facoltà di farlo. L'articolo 13, vigilanza dell'amministrazione comunale, Comune di Viluggio Conquerzano potrà in ogni momento tramite i propri uffici competenti verificare lo stato di efficienza e manutenzione dell'impianto sportivo e disporre in caso di comprovata negligenza di provvedere, scusate, in merito. Questo chiaramente quando sarà iniziata l'attività. In caso di persistenza e inadempienza da parte superficiale, il Comune potrà, previa costituzione in mora, applicare sanzioni pecuniarie di cui l'articolo 21 della presente convenzione. L'articolo 14 invece delinea quali sono le motivazioni perché si possa risolvere o estinguere o revocare il diritto di superficie. Le andiamo a leggere, sì? Sì. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi previa diffida e contraddittorio tra le parti delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente estinzione del diritto stesso, nel caso in cui vengano accertate le sussistenze di una delle seguenti fattispecie. Quindi la prima è qualora non venga realizzata le opere previste con alterazione delle caratteristiche del progetto e non vengano rispettati i tempi previsti, oppure qualora il superficiale utilizzi l'area o le costruzioni per usi sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto il diritto di superficie specificati nel presente atto, oppure qualora vengano ripetutamente, scusate, violati specifici obblighi previsti nel contratto di concessione del diritto di superficie. Qualora venga ripetutamente inosservato l'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo nel suo complesso, qualora il superficiario cessi la propria attività e sia posta in liquidazione e non sia più in grado di realizzare o gestire gli impianti e le strutture realizzate che comunque resteranno in carico al Comune di Viluggio Conquerzano. Qualora il superficiario non ottemperi ad una diffida, scusate, ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla convenzione nel termine assegnato. E poi dice come l'amministrazione contesterà queste, eventualmente, speriamo di no, queste mancanze. L'articolo 15 è interruzione anticipata per mutuo consenso, quindi le parti possono in ogni momento con mutuo consenso scritto, ai sensi dell'articolo 1372 del Codice Civile, interrompere la convenzione sciogliendosi da ogni vincolo reciproco. Il superficiario dovrà regolamentare i propri debiti a cure e spese. Cauzione: il superficiario dovrà stipulare e consegnare prima dell'inizio dei lavori una polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori da effettuare, questo per le opere che deve costruire. La garanzia non può essere estinta se non previa emissione del certificato di regolare esecuzione, verificato dall'ufficio tecnico comunale, di tutti i lavori di regolarità di ogni altro adempimento connesso tramite liberatoria attestata dal Comune. Dalla data di inizio dell'esercizio, invece, quindi finiti i lavori, del servizio da parte del superficiario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi a una gestione dell'opera da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio fino al 20° anno. Nel caso di inadempienze convenzionali da parte del superficiario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta polizza fideiussoria.
Il superficiario dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà comunicato qualora il comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa. L'articolo 17 invece parla di polizza assicurativa. Il superficiario consegnerà al concedente, quindi al comune, una polizza assicurativa sugli immobili e di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per quanto attiene ai rischi della gestione della struttura. E definisce poi come deve essere la polizza, insomma. L'articolo 18 è l'articolo che parla delle agevolazioni delle tariffe. Il superficiario si impegna ad effettuare le seguenti agevolazioni: una scontistica prevista in determinate fasce orarie per giovani ragazzi under 16, over 65, quindi tra un po' anche per il consigliere di Gioia, e portatori di disabilità residenti in Verugia Conculzano. Corsi gratuiti mattutini per le scuole del comune di Verugia Conculzano, primarie e secondarie di primo grado. Le tariffe sono stabilite liberamente dal superficiario e devono essere adeguatamente pubblicizzate. Controversie, eventualmente si farà riferimento al foro di Monza. L'articolo 20 parla della restituzione dell'opera a fine convenzione. La restituzione dell'opera avviene di diritto a fine convenzione, in forza della scadenza naturale di cui all'articolo 3, nel termine di 15 giorni, quindi dopo il 20° anno, in caso di revoca o decadenza della convenzione, il superficiario dovrà garantire la perfetta conservazione ed efficienza delle opere, con la sola eccezione della normale usura e del normale invecchiamento, purché non dovuti a carenze di manutenzione e, in ogni caso, idonee alla prosecuzione dei servizi senza soluzione di continuità. Entro i successivi 15 giorni le parti procedono in contraddittorio alla redazione del verbale di restituzione, con il quale il superficiario riconsegnerà al concedente l'area e le opere. Il verbale di restituzione è integrato da un verbale di consistenza redatto preventivamente in contraddittorio, con il quale le parti danno atto della restituzione, della situazione effettiva delle opere. In casi di accertamento di carenza dell'opera, il concedente, quindi il comune, procede alla relativa contestazione e, in caso di mancato accordo sui rimedi tecnici e funzionali, il concedente utilizzerà la polizza fideiussoria annuale di cui abbiamo prima discusso. Le sanzioni, articolo 21, è prevista l'applicazione di penalità di un minimo di euro 200 fino a un massimo di euro 1000 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nei precedenti articoli 9 e 12 del presente atto. Inoltre, in caso di inadempienza fissata dall'articolo 6, da parte del superficiario, il Comune di Verugia Conculzano potrà, previo contraddittorio, applicare la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1000 a un massimo di euro 10.000 e, nei casi più gravi e reiterati, esercitare il potere di revoca della convenzione ai sensi dell'articolo 14. Oneri e spese, articolo 22, l'amministrazione comunale provvederà a sue spese a frazionamento area oggetto della cessione di diritto di superficie, frazionamento che è già in corso, quindi dovrebbe arrivare in questi giorni. Le parti chiedono benefici e agevolazioni fiscali, se previste nella normativa vigente in materia di imposte e tasso di registro ipotecario, catastale e quant'altro. Dall'articolo 23, il trattamento dei dati personali, mi sembra anche inutile leggerli. Gli allegati sono le planimetrie, il progetto, così denominato Padel Star, il piano economico-finanziario e il certificato di destinazione urbanistica, che in realtà non è stato consegnato ai consiglieri comunali, in quanto poi è un atto propedeutico proprio per la stipula della convenzione dal notaio. Prego, se ci sono richieste di chiarimenti. Dozio, ripercorro un attimo che mi sono segnato alcuni punti da approfondire seguendo anche la sua esposizione, poi mi sono segnato un paio di cose anche sull'allegato e lo vediamo. Innanzitutto una domanda di carattere generale come scelta di quell'area. Allora, una piccola premessa. Preso atto da questi documenti che stiamo parlando di una struttura
che ha delle dimensioni abbastanza consistenti perché se deve ospitare questi campi e il tecnicismo anche porta dall'allegato a dire che arriviamo a 12,20 metri di altezza, quindi un pallone, una copertura di mola imponente, andando anche sul posto così e vedendo quei picchetti rossi che sono stati messi per segnalare l'ingombro della sagoma, almeno così interpreto io che siano diciamo dei picchetti che identificano esattamente fino a dove dovrebbe essere l'ingombro di questa struttura. La domanda è: al centro sportivo era l'unica zona che si poteva individuare, oppure come ipotesi è stata valutata anche la zona, diciamo così, un po' più lunga e stretta, posta dietro il bocciodromo e lungo il perimetro più a ovest del centro sportivo, giusto per dare un'indicazione. Questo perché si tratta in questo caso di una zona che arrivando ci troviamo di fronte a questa piccola montagna, no? E quindi, diciamo così, dovrebbe essere anche più alta degli attuali alberi che ci sono indicativamente, no? E quindi se è stata fatta una valutazione di identificazione dell'area, diciamo, migliore per poterlo fare, tenuto conto degli ingombri. Questa è di carattere generale. Seconda cosa, se nell'ambito di questa valutazione il fatto delle altezze di queste dimensioni sono compatibili col PGT o per il fatto che è un'opera pubblica il comune può andare in deroga e come eventualmente si motiverà o è stata motivata questa scelta. Seguendo invece la convenzione, allora, all'articolo 3 lei ha letto giustamente che alla fine dei 20 anni dovranno essere resi gli impianti funzionanti in normali condizioni d'uso, ad eccezione della normale usura, eccetera. E chiedevo, collegandomi all'articolo della cauzione, che è l'articolo 16, che però mi sembra essere limitata alla realizzazione dell'opera e quindi una volta conclusa la cauzione prevista dall'articolo 16 verrà restituita, immagino, se ho compreso bene, è una domanda per essere certo di compreso, e rimarrà invece in essere, che adesso, praticamente una nuova, no, non l'assicurazione, un'altra, eccola qua, una cauzione che è calcolata nel 10% del costo operativo annuo. E se c'è un'idea di quanto possa valere questo 10% di costo operativo, giusto per rendere dotti di che entità il comune si tiene in mano nell'eventualità, che nessuno si augura, ma che tra 20 anni il corso del tempo potrebbe portare anche a una situazione magari di piccolo conflitto. Nessuno se lo augura, però così almeno sappiamo già di che importo il comune sarà in possesso. Parlando invece in tema di controlli, vigilanza che il comune si riserva in più punti, in più articoli, cioè sia all'inizio dell'appalto, durante la costruzione e ovviamente durante gli anni di validità della convenzione, c'è un punto all'articolo 6, il paragrafo 7, dove si parla del collaudo sostanzialmente e si dice che verrà individuato in accordo col comune di Vedugio, cioè mentre tutto il testo della convenzione separa abbastanza bene quelli che sono gli obblighi del concedente e del concessionario, qui parlando in accordo col comune mi sembra invece che ci sia un punto dove il comune deve a titolo di entrare nel merito e chiedo se si è già pensato qualcosa in merito, perché da altre parti si parla che il concessionario avrà solo l'obbligo di comunicare al comune chi ha scelto, chi ha individuato nell'ambito della sua autonomia. Qui invece non si usa comunicazione, si usa accordo e quindi eleva il livello di attenzione e il coinvolgimento del comune, quindi volevo capire se anche su questo c'è un chiarimento. Poi
L'articolo un po' più centrale è quello delle agevolazioni tarifarie all'articolo 18, che io poi chiederò che venga ampliato anche con un'altra considerazione. Cioè, partendo dal presupposto che qui è un'area comunale, quindi è un bene comunale che viene dato in concessione, dove il privato in questo caso ha tutti i suoi margini di autonomia per gestire al meglio tutta la sua attività imprenditoriale, io chiedo su questo punto se si possa fare uno sforzo in più ed andare già ora, cioè prima della firma della concessione, a disciplinare queste agevolazioni tarifarie, non tanto nella tipologia teorica, ma anche nella quantificazione. Mi spiego meglio. Scontistica prevista può dire l'1% o può dire il 50%, nessuno lo sa. Proprio per evitare eventualmente conflitti, oppure io pensavo che fosse di più o fosse di meno, in questa fase dove si è comunque tutti belli d'accordo di partire, prevedere una precisazione e fissarlo. Ipotizzo il 10% rispetto alla tariffa piena, e tariffa piena che avrà pieni poteri di determinare il concessionario. Anche su questo punto di sostanza non abbiamo nulla in contrario che sia il concessionario a stabilire le tariffe, ripeto, visto nell'ambito del contesto, ma partendo da un'area comunale mi chiedevo se non si possa introdurre nell'ambito di queste precisazioni, magari, io dico, una media ponderata degli impianti nel raggio di 10 km, 20, non lo so, cioè per avere una determinazione un pochino più oggettiva ed evitare anche che il concessionario voli troppo alto, piuttosto che, ecco, onde evitare queste cose. È vero anche che il mercato, se poni un prezzo troppo alto, non ti premia e magari non viene, però nascono poi delle situazioni magari così un po' spiacevoli. Allora, nell'ambito di questo accordo iniziale, riuscire a determinarlo un pochino più precisamente. E qui faccio un collegamento con il centro sportivo a fianco, che risulta separato ma che comunque è a fianco. Centro sportivo, abbiamo un calendario aperture dove i gestori degli impianti sportivi comunicano al comune calendario di aperture, di chiusure, chiedono i permessi per le ferie, eccetera. Questa è un po' la dinamica. Qui in questa concessione non c'è nessun accenno a questo coordinamento, a questa piccola incombenza che anche Padestar, secondo noi, dovrebbe sottostare, in modo da avere una gestione un pochino più unitaria del centro sportivo nel suo complesso e di questo impianto separato che andrà a realizzare. Poi aspetta un attimo. Una domanda sempre iniziale, proprio legato alle altezze di cui ho accennato in partenza. L'area in questione non è su un unico piano, mi sono accorto anche ieri sera che sono andato a fare il sopralluogo. Quindi, se è già prevista quale sarà la quota zero, per capire che se è il punto più basso, quasi parliamo di un metro in meno rispetto al piano strada. Se parliamo dal piano strada da Calzeranno, questo diventa quindi un'altezza che si vedrà tutta. E poi si prevede nell'ambito della concessione o di questo allegato, adesso non ricordo più, che il concessionario possa gestire un negozietto, un punto vendita, piuttosto che posizionare delle macchine distributrici di bevande, eccetera. Ecco, chiedevo se è stata considerata rispetto al centro sportivo, se ci sono degli obblighi che confliggono o se invece tutto è pacifico, nel senso che non c'è una qualche esclusiva nel regolamento e nella concessione all'attuale bar, e di conseguenza se non c'è assolutamente conflitto o se c'è un'area o un limite a cui il concessionario deve soggiacere. Ecco, sarebbe, ripeto, proprio perché stiamo partendo, se ci fosse, magari precisarlo in modo da avere
anche questo aspetto molto più chiaro e determinato. Chiedo scusa, vediamo un secondo se questo è stabilire sante. No, penso di aver esaurito le richieste di approfondimenti, poi vediamo un attimo, grazie. Grazie. Scusi, consigliere, mi ero distratto. No. Vediamo se ho preso appunti bene. Partiamo dalla locazione della struttura, no? Quindi all'interno del centro sportivo, perché questa zona non poteva essere definita un'altra? Sì, in realtà il ragionamento è stato fatto sin dall'inizio, nel senso che sembrava davvero opportuno comunque riuscire a dotare il centro sportivo comunale di questo tipo di attività, che è comunque molto utilizzata, soprattutto in questi ultimi anni. Vero che quell'area è proprio fronte strada e l'edificio, cioè questa copertura non è una copertura propriamente bassa, tecnicamente deve essere fatta così, non ci può essere anche un'altra soluzione. Per dimensioni e per come era messa, questa era l'unica zona, anche per accesso, indipendenza, poterla staccare completamente dalle altre zone, era quella che era la migliore. È stato anche oggetto di discussione nella commissione competente quando abbiamo presentato inizialmente il progetto di questo intervento, e quindi anche in commissione si è vagliata la posizione, la struttura, come farla, eccetera, insomma, ecco. Però sì, ecco, è chiaramente stata presa in considerazione e sembrava la soluzione più corretta per il nostro centro sportivo. Per quanto riguarda la questione della quota zero, io, nel senso, se la quota del marciapiede, la quota strada, piuttosto che la quota dei campi da basket, su questo non ve lo so dire, nel senso che bisognerebbe verificare bene il progetto con l'ufficio tecnico. Cioè, questo progetto poi dovrà essere oggetto di verifica da parte dell'ufficio tecnico, è come se fosse un progetto normale, l'ufficio tecnico dovrà rilasciare un permesso, insomma, no? Ecco, quindi in realtà già ci sono questi scambi di incontri tra il progettista e l'ufficio tecnico, è stato già presentato un progetto, l'ufficio tecnico ha chiesto le integrazioni, delle verifiche, ecco, però questa parte qui, cioè quindi quale sarà la quota zero, è una quota che definirà poi l'ufficio tecnico. Per quanto riguarda invece la questione, cerco di andare in fila, le cauzioni, sì, ecco, abbiamo una cauzione che è la fideiussione che viene poi fatta per l'esecuzione delle opere. In realtà, ecco, questa fideiussione poi al termine delle opere viene fatto il collaudo e viene restituita, se tutto, ed è una cosa che teoricamente durerà pochi mesi, perché di fatto la costruzione della struttura è un basamento sul quale poi viene messo questa copertura, che ha un telaio in acciaio e una copertura intera, come se fosse una copertura di un campo, dei campi da tennis, insomma. E di fianco questa struttura, che anch'essa prefabbricata, che contiene gli spogliatoi e la segreteria. Quindi la durata delle opere è una durata breve. L'allacciamento, la fognatura, queste cose qua, però si pensa proprio davvero pochi mesi. Quando verrà poi collaudata la struttura e verrà iniziata poi l'attività, verrà poi ogni anno dovrà essere fatta questa fideiussione annuale sulla base di quello che si diceva prima, quindi il costo di gestione, che dal calcolo fatto dagli uffici competenti sono circa 20.000 euro all'anno di fideiussione. Sì, c'era l'articolo 6, quindi c'è la nomina del collaudatore che deve essere fatta, cioè il tecnico, il collaudatore dell'opera, che
di fatto dovrà essere pagato dal superficiario, perché tutte le volte sbaglio sempre anch'io, chiamo concessionario in realtà superficiario, però ecco, nominato in accordo con l'amministrazione comunale che debba essere un tecnico condiviso, insomma, ecco. Chiamiamolo così super partes. L'altro, ecco, la questione invece della disciplina dei costi, quindi tariffe, agevolazioni, eccetera. Credo che, non so se siamo tutti d'accordo, però cioè, discutere su quelle che possono essere le tariffe che il superficiario debba applicare facendo una media ponderata, mi sembra un po', cioè io quella credo che giustamente costruisce, fa un investimento e definisce quelle che sono le tariffe, dopodiché quello che comanderà la legge del mercato, nel senso che se uno propone i campi a un prezzo superiore a campi da padel che ci sono magari a 4 km di distanza, probabilmente uno va a giocare a padel da un'altra parte, insomma, ecco, quindi credo che sia proprio nell'interesse del superficiario fare delle tariffe che abbiano un senso in funzione del prodotto che offre e di quello che gli sta nei dintorni e di quella che è l'offerta di un altro. Adesso, noi speriamo che l'offerta di questa struttura sia anche per carattere proprio visivo piuttosto che di utilizzo una struttura di carina, insomma, ecco, no? E quindi poi sarà il superficiario a definire in funzione, ripeto, dell'offerta quello che sono le tariffe. Su. Posso, scusami, cioè, voglio magari chiedere al segretario se viene in mio aiuto, no? Perché noi come amministrazione possiamo chiedere delle agevolazioni, ma se diamo delle strutture in concessione, non possiamo come noi come amministrazione decidere, obbligare il concessionario a mettere delle tariffe base. Non so se mi sono spiegato. Cioè, è libero mercato per quanto riguarda il concessionario, il superficiale, che è presente per quanto riguarda le tariffe. Non siamo noi che possiamo obbligare a mettere delle tariffe, possiamo decidere o chiedere una scontistica, ma no, non possiamo decidere noi quanto praticamente far pagare la struttura. Sì, Molteni era proprio sulla scontistica, al di là delle tariffe consapevoli che dove c'è una concessione non puoi imporre delle tariffe come sugli altre strutture, però era avere un riferimento, una percentuale, un riferimento sulla scontistica, perché è diverso se faccio 30 centesimi o 3 euro, cioè il discorso era un po'. Definisco proprio perché è un servizio pubblico pur in concessione, però su un suolo pubblico, e definisco delle fasce da tutelare, da comunque agevolate e capire che tipo di scontistica si poteva. Cioè, questo sforzo, secondo me, secondo noi era abbastanza importante, insomma. Quindi voi, cioè, la questione ponete nello schema di convenzione portare addirittura una scontistica. Cioè, siccome questa fa parte di una trattativa, noi questa la mettevamo nella convenzione prima dell'approvazione, cioè prima di andare dal notaio, attraverso poi i nostri uffici e il superficiario e l'amministrazione, definire qual è la scontistica, quella. Sì, nel contratto, cioè quando si va. Dozio, quindi senza più passaggi in consiglio comunale in Senza questo più caso. passaggi in consiglio comunale, cioè consiglio comunale poi. Cosa Questo
Questa è una cosa da definire col superficiale, insomma. Non mi ricordo più dove ero arrivato. Ah, ecco, sul calendario delle aperture. Questo tema è un tema, cioè, noi, è vero che è una struttura, non so se noi su questa parte, per quanto riguarda il tennis, abbiamo definito un calendario d'apertura, ma credo di no. Cioè, adesso, allora, noi abbiamo il calendario è inerente alla struttura per quanto riguarda il servizio del bar. Non è, e ci sono praticamente dei periodi che può essere che il centro sportivo rimanga chiuso, no? In base anche alle persone che praticamente hanno la necessità di fare le attività sportive, però non è che abbiamo mai calendarizzato le attività sportive per quanto riguarda il calcio, il tennis, lo skating o qualche altra attività sportiva. Non è che abbiamo degli orari o abbiamo messo un calendario tassativamente che bisogna fare delle attività sportive in queste date. Cioè, a me abbiamo lasciato la libertà alle varie associazioni sportive, alle varie attività sportive, di usufruire della struttura. Certo, non penso che di notte qualcuno vada a giocare a faccia delle attività sportive di notte, ecco. Non so se c'è... No, su questo, allora, non delineato, abbiamo discusso eventualmente la possibilità di mettere dei distributori d'acqua. Cioè, nel caso, visto che comunque l'attività potrebbe essere aperta anche negli orari non di apertura del bar, se al mattino, diciamo, no? Ecco. Quindi, proprio per andare incontro e dare un servizio agli utilizzatori del paddle, la possibilità eventualmente di mettere delle macchine distributrici per l'acqua, in modo tale che gli utenti possano utilizzarla. Insomma, ecco. Di questo abbiamo discusso. Dozio. Prego. Prego, prego, no. Se dovevi concludere. No, volevo solo dire, se non c'erano ulteriori domande passavo alla relazione, ma se ci sono andiamo avanti. Dozio, aggiungo una cosa che mi è sfuggita prima, era segnata, ma poi tra le varie cose non l'ho citata. Proprio a livello di funzionamento e collegamento tra gli articoli, senza entrare nel merito, ma l'articolo 13, nell'ultima riga, rimanda all'articolo 21, dice, in base ci riferiamo all'articolo 21 che prevede delle sanzioni nella fattispecie. Se andiamo a leggere l'articolo 21, non c'è il rimando all'articolo 13, cioè l'articolo 21 disciplina le sanzioni degli articoli da 9 a 12, l'articolo 6, ma nulla dice sull'articolo 13. Allora mi chiedo, forse può essere una dimenticanza o sono io che non collego bene, chiedevo una vostra precisazione se così funziona o se invece, non essendoci il rimando al contrario, forse vada perfezionato, perché altrimenti se io vado all'articolo 21 e cerco di leggere cosa devo applicare nel caso di infrazione che si collega all'articolo 13, non lo trovo. Per questo particolare, cioè, tecnicismi, eventualmente poi gli uffici col notaio definiranno, magari, perché poi dopo questa convenzione, oltre a essere rivista dagli uffici, dal superficiario e anche dal notaio, cioè, immagino che questi rimandi eventualmente verranno poi specificati. Adesso se sentiremo anche se è il caso di fare, cioè, di inserire questo ulteriore rimando, insomma, ecco, va bene, ne prendiamo atto.
Una precisazione, perché non vorrei che magari ho creato della confusione. Cioè, il centro sportivo ha degli orari di apertura e di chiusura, e però per quanto riguarda le attività sportive, le varie associazioni, le varie società sportive possono fare l'attività sportiva quando vogliono e nei giorni che vogliono. Non c'è un calendario proprio di, diciamo, apertura o chiusura, se non è specificato dall'amministrazione. Dozio, mi collego a quest'ultimo punto perché è fresco, se no me lo dimentico. Vorrei tenere separato le attività che si svolgono o vengono svolte dalle associazioni che hanno una certa autonomia dalle attività a domanda individuale, dove invece nella mia concezione le attività a domanda individuale è il comune che coordina il tutto, tant'è che anche negli altri impianti dove ci sono delle attività a domanda individuale le tariffe vengono stabilite dal comune, cioè il concessionario può eventualmente chiedere di aumentare le tariffe, diminuirle, ma l'approvazione sta al comune. Quindi proprio per analogia si chiedeva che venisse applicata la stessa metodologia anche in questo caso, ma proprio riferito alle attività a domanda individuale, cioè dove io singolarmente vado, prenoto un'ora di quel tipo di attività perché voglio farla. Diverso, e sono d'accordo, sul fatto che se do in concessione alla squadra di calcio, faceva riferimento al calcio, eccetera, abbiano un'autonomia gestionale diversa perché hanno una struttura già loro di responsabilità, firmano un accordo che vale più mesi col comune, quindi c'è una certa continuità nel loro utilizzo degli impianti. Invece quelli a domanda individuale non si può pensare di lasciare l'autonomia, deve esserci un coordinamento da parte del concessionario piuttosto che del comune e altro. Questo è il nostro pensiero, per cui chiedevamo quello. Mi sentite? Ah, ok, ecco, degli agosti. No, ripeto, per quanto riguarda le strutture date in concessione, l'amministrazione, a parte chiedere delle agevolazioni in certi orari o per certe fasce, non può stabilire praticamente il costo orario anche praticamente a domanda individuale. Cioè è una normativa e non praticamente l'amministrazione può andare incontro anche che quello che viene dato in concessione viene a chiedere dei danni oppure praticamente arriva a farsi una ribassa nei confronti del comune. Spero di essere stato chiaro. Cioè, possiamo chiedere delle riduzioni, no? Per quanto riguarda certe fasce, ma sulla richiesta individuale praticamente lo fa l'operatore e il prezzo. Questo discorso della scontistica che voi volete fare, a nostro avviso, è una condizione importante che forse vale la pena inserirla invece in questo documento che ha una valenza e l'approvazione del Consiglio Comunale sicuramente lo riteniamo lo strumento migliore. Faccio un accenno in pratica perché leggendo si dice chiaramente che il superficiario si appoggerà anche a queste piattaforme che girano online per le varie prenotazioni. Avviene così anche in altri impianti e viva Dio, permette sicuramente più autonomia. Ecco, mi chiedo, di fronte a questo prenotare online che prevede tariffe standardizzate, come si può concepire che io, se sono un over 65, abbia invece diritto a pagare qualcosa meno? Ho il timore che poi in quel caso lì, se vai tramite le piattaforme, quello che appare paghi e quindi quella scontistica ipotizzata non venga applicata nella realtà.
dalla mia conoscenza di altre strutture è praticamente impossibile. Ecco, quindi pongo questo tema alla vostra attenzione, visto che poi gli interlocutori siete voi. Secondo me, se si affronta dopo non se ne esce, mentre affrontandolo prima potrebbe essere trovata una soluzione anche diversa da quella da me ipotizzata, ma che va nella direzione di garantire qualche trattamento di favore per le categorie, gli orari, eccetera, che riterrete opportuno individuare. Ecco, non si sta entrando nel merito se è meglio individuare questa fascia oraria, questa categoria, ma a livello teorico, se si va con le piattaforme, il canone 1, anzi, dovranno poi riconoscere una royalty a queste piattaforme, di conseguenza difficilmente vengono applicate delle scontistiche. Chiedevo se possiamo assentarci 2 minuti prima di esprimere la nostra dichiarazione di voto. Se non ci sono altre precisazioni per noi, sono sufficienti questi chiarimenti, quindi volevamo un attimo confrontarci. Grazie. Sì, prego. Magari prima di sospendere un attimo la seduta, prima magari ci confrontavamo col segretario comunale. In effetti l'articolo 13 e l'articolo 21 in realtà sono un po' ridondanti, nel senso che dicono un po' tutti e due la stessa cosa, potrebbero essere fusi in un unico articolo, però voglio dire, lo schema, la bozza di convenzione, cioè quello che vogliamo dire è questa cosa. Dopodiché se dobbiamo fondere 2 articoli per specificare meglio una cosa, va bene, non si fa prima di andare al notaio, insomma, ecco, cioè, però sostanzialmente quello che il Consiglio Comunale esprime stasera è quello che dice questi 2 articoli, insomma. Però io direi a questo punto sospendiamo magari un attimo il Consiglio Comunale, diamo la possibilità di confrontarci. Prego. Possiamo riprendere i lavori, prego. Dozio, alla luce del dibattito, delle precisazioni, chiarimenti, eccetera, noi siamo dell'avviso che su questo punto, proprio perché ad oggetto del Consiglio Comunale c'è la convenzione per il superficiario, lasciare tutte queste cose indeterminate e quindi chiedere in questa sede un voto, ma ci sono tante cose che possono cambiare, noi su questo non siamo d'accordo e quindi esprimiamo voto contrario, proprio sulla modalità di gestione dello strumento convenzione. Ok, questo, grazie. Prendiamo atto, grazie.
Quindi a questo punto, se non ci sono più interventi, passeremmo alla votazione del punto numero 1 all'ordine del giorno, che è approvazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie di un'area di proprietà di comunale al centro sportivo per la realizzazione dei campi da padel. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Prego, segretario. Non credo che ci sia l'immediata eseguibilità di questa... No, non penso. Però mai dire mai, cioè, che è perfetto. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi vota contro? 4. Si astiene? Nessuno. Bene. Il punto 2 all'ordine del giorno, grazie segretario, è la mozione presentata dal gruppo consigliare Veduggio Domani con oggetto revisione delibera di giunta regionale 1669 del 2023, che ha per titolo programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità, di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 22-24, esercizio 24. Prima di dare la parola al capogruppo o chi del gruppo si vorrà esprimere per la mozione, io farei un piccolo cappello, nel senso che la scorsa volta era stata presentata dal gruppo Veduggio Domani la mozione da discutere in consiglio. Si era definito poi di rinviare la discussione perché questo lunedì, cioè lunedì, la giunta regionale ha fatto una nuova DGR che ha modificato la precedente, sulla quale poi era stata presentata la mozione. Quindi si era detto: lasciamoci aperti un po' di spazio e vediamo un po' come funziona in accordo con Veduggio Domani. Quindi vediamo cosa dice la DGR, eventualmente la mozione verrà rimodulata, ripresentata, rivista e ridiscussa in Consiglio Comunale. E quindi così è stato. In realtà il testo della DGR è arrivato ieri, perché poi non so neanche se è già stata pubblicata sul BUR, probabilmente no, quindi c'è il testo ma non ancora quello ufficiale. Quindi il gruppo Veduggio Domani ha presentato nella giornata di ieri questo testo modificato di mozione. Quindi adesso noi, ne parlavamo anche prima, dovremmo immagino essere d'accordo tutti di discutere qui sul testo nuovo che è stato protocollato ieri, insomma. Ecco, non so se formalmente dobbiamo votare questa cosa. Ecco, quindi io direi votiamo questo che è di discutere il nuovo documento, dopodiché Veduggio Domani lo presenterà. Quindi chi è d'accordo a discutere questa sera il documento così come è stato presentato nella giornata di ieri? Unanimità. E quindi a questo punto io darei la parola al capogruppo che ci presenta la mozione. Prego. Sì, io faccio solo l'introduzione lasciando poi la parola al consigliere Corti, proprio perché ha seguito la questione e per farci proprio da interlocutori tramite rispetto alle associazioni di familiari con disabili gravi, proprio perché riteniamo che questo consesso sia lo spazio utile per discutere le problematiche che poi verranno illustrate, pur recependo appunto lo sforzo di Regione Lombardia in questo ultimo periodo nel trovare una soluzione che andasse a ridurre le problematiche introdotte tempo fa quando abbiamo presentato la prima versione della mozione. Lascio la parola alla consigliera Corti.
Quindi il titolo della mozione l'ha già anticipato il sindaco, non lo rileggo. Io andrò magari a rileggere i punti salienti senza tutte le... va bene sindaco, andrò a rileggere i punti salienti, quelli significativi. Diciamo. Come preferite. Allora, premesso che il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 adottato dal DPCM del 3 ottobre 2022 nello stanziare oltre 2,6 miliardi di euro da ripartire alle regioni prevede che in sede di programmazione ogni regione debba, partendo dalla propria realtà territoriale, individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi sociosanitari erogati in forma diretta dai comuni, così da garantire la graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, i LEPS. In particolare, il Piano Nazionale della Non Autosufficienza stabilisce che la predetta quota debba essere implementata del 10% per ogni servizio per il 2023 e del 20% per il 2024. Peraltro, lo stesso PNNA chiarisce che, nelle more del perfezionamento del piano triennale per la non autosufficienza e dei conseguenti trasferimenti delle risorse finanziarie del fondo non autosufficienza, le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria alle persone con gravissima disabilità in considerazione delle previsioni di cui all'articolo 1,168 della legge 234/2021. Ciò al fine di scongiurare l'eventualità di una interruzione nell'erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazione di fragilità e bisogno. Sempre premesso che per provvedere alle esigenze dei differenti territori, dunque le regioni possono stanziare ulteriori risorse. Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1669 del 28 dicembre 2023, dal quale parte poi tutta questa situazione, con la quale la Regione Lombardia ha inteso recepire le direttive nazionali previste dal PNNA e ha disposto una riduzione dei sussidi monetari a favore delle persone con disabilità gravissima e grave, definite come misura B1 gravissime e gravi B2, con la finalità dichiarata di destinare tali risorse all'implementazione di interventi sociali integrativi da riorganizzare in sinergia con comuni, ATS, ASST, terzo settore e associazioni. Evidenziato che gli attuali stanziamenti a bilancio di Regione Lombardia non sono sufficienti per coprire i fabbisogni delle persone con disabilità, che le misure B1 e B2 con il loro contributo mensile consentono attualmente alle persone con disabilità di sostenere i costi relativi all'assistenza personale fornita dai caregiver, nonché quelli per le terapie riabilitative e il personale di supporto ai caregiver familiari. I tagli disposti dalla delibera 1669 determinano una riduzione del sussidio, già oggi non sufficiente a coprire l'assistenza necessaria, di una percentuale compresa, a seconda dei casi, tra il 22 e il 47%, ovvero meno 250 euro al mese per le persone con gravissima disabilità, che sarebbero passate da 650 a 400 euro, meno 200 euro al mese per le persone con disabilità in condizione di dipendenza vitale, sarebbero passate da 900 a 700 euro e meno 350 euro sempre al mese per i ragazzi con disabilità che frequentano la scuola e per le persone con gravi disturbi dello spettro autistico, in questo caso da 750 a 400 euro.
Considerato che le disposizioni previste dal provvedimento regionale entreranno in vigore dal 1 giugno 2024, data in cui la riduzione del contributo mensile corrisposto alle famiglie con disabili gravi e gravissimi dovrebbe essere compensata dall'esigibilità di LEPS, quindi quei livelli essenziali, che tuttavia sono ancora in fase di definizione. Nella nostra regione l'assistenza domiciliare e l'assistenza scolastica risentono da tempo di una drammatica carenza di educatori, infermieri, logopedisti e altri profili qualificati e per le famiglie lombarde è spesso difficile riuscire a beneficiare delle prestazioni di assistenza diretta, quindi quelle poi coi voucher e quant'altro. Preso atto che in data 18 gennaio 2024 gli assessori al welfare e ai servizi sociali, niente, questo non è determinante, considerato che, questo invece è importante, sarà compito dei comuni che entro 5 mesi dovranno procedere alla riorganizzazione del sistema di welfare, l'implementazione delle erogazioni dei servizi in favore delle persone con disabilità, in un contesto nel quale il Fondo Sociale Regionale, risorsa fondamentale per l'attivazione dei servizi, subisce da anni tagli significativi. Richiamati i correttivi introdotti dalla Giunta regionale a seguito delle sollecitazioni delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità, che vedono quale esito della deroga concessa dal governo la possibilità di destinare all'assistenza diretta 5 milioni di euro statali invece dei 20 previsti, portando le rimodulazioni inizialmente comprese tra i 200 e i 350 euro mensili a secondo delle categorie a 150 euro mensili, cifra che scende a circa 65 euro mensili grazie ad un contributo economico aggiuntivo del valore massimo di 85 euro mensili a valere sul fondo caregiver. Il proseguimento dei progetti relativi ai voucher sociosanitari misura B1 che non vedranno quindi le anticipate interruzioni del 29 febbraio 2024. Evidenziato che la nuova programmazione, non prevedendo ulteriori risorse, ma rimodulando esclusivamente gli stanziamenti già appostati in bilancio, si correla al blocco di nuovi ingressi per la misura B1. Le nuove domande presentate nella finestra compresa tra il 1 marzo e il 31 ottobre saranno inserite in lista d'attesa per mancanza di coperture. Impegna quindi con questa mozione, si impegna il sindaco e la giunta comunale a farsi promotore presso il presidente della Regione Lombardia e l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia affinché sia previsto nel bilancio regionale un incremento di 10 milioni di risorse proprie negli appostamenti dedicati alla non autosufficienza. Questi 10 milioni corrisponderebbero allo 0,03 del bilancio di Regione Lombardia, così da azzerare completamente i tagli ai sussidi per le persone con disabilità e consentire anche alle nuove domande per la misura B1 il riconoscimento del contributo richiesto, rimuovendo il vincolo della lista d'attesa e assicurando alle famiglie e alle persone più fragili le dovute certezze. Si chiede anche un incremento delle risorse dedicate al Fondo Sociale Regionale a supporto dei servizi promossi dai comuni e dagli ambiti territoriali, così da garantire l'implementazione e la capillarità degli interventi integrativi sociali, sia da parte dei comuni che da parte del terzo settore, che oggi nella loro carenza non consentono alle famiglie lombarde di beneficiare delle prestazioni dovute alle persone con disabilità e non autosufficienza.
Si chiede inoltre che si rafforzino le interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni, così da pervenire a una revisione dei tempi di attuazione di quanto previsto del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e consentire ai comuni e agli ambiti territoriali una graduale programmazione delle prestazioni assistenziali, in vista della piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. E infine di trasmettere copia della presente mozione al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia e ai Presidenti dei gruppi consiliari. Allora, questa mozione, come anticipava il consigliere Molteni, viene portata all'attenzione del sindaco e del consiglio comunale, della giunta comunale, per sottolineare la preoccupazione delle associazioni e delle famiglie che hanno a carico le persone non autosufficienti e veramente gravemente non autosufficienti. Attenzione che abbiamo riscontrato in molti organi di stampa, comunque mezzi di informazione, ne cito solo uno per tutti, non so, il vice direttore del Sole 24 Ore ha dato voce in modo ripetutamente, diciamo, a queste problematiche che le associazioni andavano a porre all'attenzione pubblica. È vero che Regione Lombardia si è letto nella mozione, ha attuato dei correttivi che lasciano comunque dei problemi da risolvere. Tra l'altro questi correttivi si sono avuti anche, la Regione Lombardia ha avuto anche interlocuzioni con le maggiori associazioni di disabili, parliamo di associazioni regionali, parliamo di LEDA, di FISH, di FAND, insomma di queste grosse associazioni. E comunque rimangono queste criticità a nostro parere. Intanto queste misure correttive che ha messo in atto Regione Lombardia saranno valide per il 2024. Nel 2025 sì, ci sarà le problematiche saranno, diciamo, punto a capo. Anche perché, allora, la politica che prevede l'attuazione di questo piano nazionale praticamente non prevede più l'erogazione diretta ai disabili, alle persone disabili, ma prevede appunto l'erogazione di servizi. Premetto che parliamo di persone gravemente disabili che nella maggior parte dei casi hanno necessità di un'assistenza di 24 ore su 24 e della quale nella maggior parte dei casi caregiveranno un ruolo importantissimo. Ora, è vero, questa è l'impostazione politica del piano, però nel frattempo questi servizi dovrebbero essere organizzati e implementati e tra l'altro implementati anche dai comuni. La preoccupazione è anche sia l'onere economico ma anche organizzativo che i comuni dovranno assumersi, anche perché per la misura B2 comunque nel privato sociale che andrà a accreditarsi per poter erogare questi servizi. La preoccupazione è che mentre si crea questa struttura di servizi che si dovrebbero implementare per andare a rispondere alle esigenze di queste persone, si crea una sorta di vuoto in cui chi ha queste necessità veramente dire importanti e dire poco, gravi, non so come esprimere i bisogni che hanno queste famiglie con carico non autosufficienti gravissimi. E quindi a quel punto queste famiglie si troverebbero in una sorta di limbo in cui non sanno a chi rivolgersi per risolvere i loro problemi. Anche perché la percentuale di erogazione di servizio a carico dei comuni quest'anno sarà del 15%, però dal prossimo anno i comuni dovranno farsene carico per il 25%, quindi anche una preoccupazione per gli amministratori. E poi la rimodulazione di Regione Lombardia
non avendo previsto un'aggiunta di nuovi fondi, si correla con un altro fatto forse ancora più grave di quello che ho enunciato prima, che è quello del blocco dei nuovi ingressi per la misura B1. Quindi le domande che verranno presentate dal 1 marzo al 31 ottobre, che per Regione Lombardia si stima mediamente sono intorno alle 600 annuali, andranno a costituire una lista d'attesa. Questa sembra una cosa molto grave, che si costituisca una lista d'attesa su un bisogno così grave. E questa si va a costituire la lista d'attesa proprio perché mancano le coperture economiche indicate da Regione. E quindi questo ci sembra un aspetto gravissimo, tale che ci ha indotti a presentare questa mozione. Non so se... Grazie. È un aspetto molto complicato e complesso da discutere, no? Io direi soprattutto alla luce del fatto che questa nuova delibera di giunta regionale è uscita 3 giorni fa, è di 97 pagine, io sinceramente il testo mi è arrivato oggi e quindi devo dire che non è che l'ho proprio approfondito, insomma, no? Ecco. Però quello che mi è parso di cogliere anche poi confrontandomi è in realtà con l'ufficio di piano, insomma, no? Ecco, che è il nostro ambito, è un po' questo. Io farei un po' un cappello a quello che è stato benissimo adesso espresso. Cioè, questa delibera di giunta regionale, quindi quello che ha fatto Regione Lombardia, non è altro che mettere e applicare ciò che è stato fatto nel piano nazionale della non autosufficienza. Ricordiamo che un piano del 2022, licenziato dall'allora ministro Orlando del PD, governo Draghi. Quindi questo governo ha detto: care regioni, fate questa cosa, non fate un po' come volete, fate. Quindi mi pare che Regione Lombardia non ha ridotto i finanziamenti, ha spostato i finanziamenti come gli è stato ordinato dall'articolo, me l'ho appuntato, 48 del Piano Nazionale. Quindi non è che poteva fare altrimenti. E già questo, cioè, mi dice, vabbè, io posso andare da Sciuratilio Fontana a dirgli di fare qualcosa, ma immagino che il Presidente della Regione possa dirmi: ascolta, c'è qualcosa sopra di me che mi dice che devo fare così. Cosa posso fare? Bene, mettere degli altri soldi. Però questo può essere, ci mancherebbe. Però è anche stato detto che Regione Lombardia ha diminuito i fondi. In realtà a me pare che i fondi non sono stati diminuiti a Regione Lombardia, ma sono stati aumentati, da quello che a me risulta. Poi magari li leggiamo. Ok? Poi voi avete dei dati, io ne ho altri, e stiamo parlando di un qualcosa che poi questa modifica è recente, certo. Quindi non è facile poi esprimersi e, ripeto, dire che poi questo Consiglio Comunale, quindi nella mia persona, debba andare in Regione a dire guarda, insomma, mi sembra un po' prematuro, ma poi ne discutiamo magari in sede di voto. Quello che volevo dire è che, ecco, la premessa mi pare giusto farla, no? Quindi mi pare che Regione Lombardia abbia fatto quello che gli era stato richiesto dal Piano Nazionale, che diceva che i finanziamenti devono rivolgersi sempre di più ai servizi, no? A quelli che sono i LEPS, che prima sono stati definiti, e quindi spostarli da quello che è il caregiver ai servizi. Questo poi è vero che fa nascere una serie di problematiche. Ora, la problematica sono un po' che sono state sollevate. Quelle delle liste d'attesa. Attualmente noi sappiamo, quantomeno nel nostro ambito, che liste d'attesa non ce ne sono sul B1. Questo mi è stato confermato dall'ufficio d'ambito in una telefonata fatta anche in diretta a TS per capire com'era la situazione, anche perché, scusate, io in questa cosa
cioè, mi è servita, grazie alla mozione, per imparare un po' di cose, per approfondirle. E serve sempre, sì, per quello, sì, certo, che mi pare anche giusto discuterne tra di noi, discutere in Consiglio Comunale. Ecco. Quindi, ripeto, sono andato, ho approfondito un po' questa questione, attualmente non abbiamo questa problematica, non so se questo la può aprire. Anche l'altra questione, che poi tutte queste situazioni vengono poi rivolte al comune, quindi i comuni si devono organizzare per, in realtà poi per quanto riguarda poi sicuramente i B1, non saranno a carico, sarà l'ufficio di piano che definirà le cose. Però, e l'ufficio di piano mi dicevano che loro sono già comunque attrezzati e hanno già definito un po' tutte le stanno facendo gli accreditamenti. Guardi, consigliere, io le dico quello che mi ha detto i funzionari dell'ufficio di piano questa mattina. Stanno facendo, cioè devono fare gli accreditamenti adesso, quindi sono ancora in alto mare, diciamo, sui servizi. Però mi pare che siano, così come mi hanno detto, sono già organizzati per dare questi servizi. Io, ecco, su quello che mi, magari leggevo un paio di passaggi proprio per non perdermi i pezzi, no? Ecco. Al di là di quello che ho anticipato, mi premeva sottolineare alcune cosette, no? Quindi io evidenzierei che per far fronte a questa tendenza in costante aumento le persone che beneficiarie della misura B1 e per garantire la continuità di presa in carico del corrente esercizio, Regione Lombardia ha previsto un incremento di risorse proprie da 10 milioni di euro messi a bilancio nelle passate annualità a 14 milioni di euro nel 2024, oltre chiaramente i 13 milioni del Fondo Sanitario Regionale. Quindi ecco, quello che si diceva sul taglio delle risorse a me non risulta, nel senso che a me pare che per quanto riguarda, al di là del Fondo Nazionale del Non Autosufficienze, che è passato dal 2021, nel 2021 era 127 milioni, insomma, no? Ecco, sempre a salire. Ma per quanto riguarda quello di cui stiamo trattando adesso, la compartecipazione di Regione Lombardia ha storicamente destinato una quota di 10 milioni di euro annui, come dicevo prima, portati nel 2023 a 13,4 milioni e nel 2024 a 14 milioni. E questi 14 milioni poi vanno aggiunti i 3 milioni e mezzo ulteriormente stanziati, che sono stati poi richiamati anche nelle vostre premesse e nella mozione che avete presentato. Quindi in realtà cosa cambia, no? Quello che un po' anticipavo prima, cioè cambia quello che la normativa nazionale prescrive, no? E quindi quello che l'allora governo ha prescritto. È una rimodulazione, destinando una parte delle risorse prima ricomprese nel contributo economico all'erogazione dei servizi a favore della persona con disabilità. Vero che questo può creare... Gravissima, ma, diciamo gravissima. Vero. Su questo possiamo discuterne, no? Mi pare che poi in funzione di questa situazione, Regione Lombardia ha fatto questa nuova delibera di lunedì di cui si diceva, dove mi pare abbia ricorretto un po' tutti i parametri che erano stati modificati in funzione della richiesta. No? Ecco, quelli che sono stati poi, cioè in realtà quello che pare, quello che salta fuori nella lettura veloce della delibera, è che comunque la quota dei caregiver, che era no, a seconda della situazione, era 650 euro portata a 400, adesso è stata riportata a 500, ai quali però devono aggiungersi i servizi, cioè la quota per i servizi, che in effetti pare che così com'è messa non pareggi la situazione come era prima, ma c'è una sessantina di euro di differenza. Ecco, però
al di là di queste che immagino che siano anche da approfondire bene, soprattutto da parte nostra, da parte mia, no? Prima di darci mandato e andare in regione a dire qualcosa al presidente e all'assessore. Io credo che, cioè, mi pare di dire che forse i tempi non sono ancora maturi da parte nostra per dire ok, dare questo mandato al sindaco. Quindi su quanto io ho detto, direi che il nostro voto, fatto salvo approfondire quelle che sono poi le risultanze di questa nuova DGR, anche in funzione di quello che verrà poi approfondito in sede di ufficio di piano, eccetera, e diciamo che il nostro voto, ecco, non può essere che contrario al fatto di portare avanti questa mozione verso Regione Lombardia. Prego. C'è nella mozione, non so se è possibile replicare o comunque intervenire, sì, ok, decide il presidente. Ci siamo messi d'accordo alla buona, va bene tutto. Va benissimo. Benissimo, diciamo l'espressione di voto finale, no? Quindi prendiamo atto con... diciamo queste chiacchierate preliminari, ma proprio perché col sindaco l'intenzione nostra era porre la questione, proprio raccogliere le istanze delle associazioni di familiari, perché ci sembrava comunque un argomento importante sia per la ricaduta sui nuclei e quindi ben venga l'interessarsi e capire il risvolto sul comune di Veduggio, dall'altra proprio come comunque questa normativa nazionale, certo che è una normativa nazionale che va a ripristinare il concetto di servizio, ma il concetto di servizio su una situazione che ovviamente è molto complessa e che presuppone da una parte rispondere ad un fabbisogno, soprattutto a un bisogno importante che il terzo settore o comunque il privato sociale accreditato non sarà mai in grado di rispondere alle esigenze, per cui ovviamente non potremo mai arrivare ad una soluzione dove c'è la risposta totalizzante, ma è il sollievo alla famiglia e al processo di cura, no? È sempre stato così. Oggi ovviamente quello che si chiede, e poi dico una cosa che è importante comunque dire, perché si è aperta questo problema a Regione Lombardia? Perché Regione Lombardia è stata la prima regione che ha deciso di applicare o di mettere mano al piano operativo, insomma, per cui è incappata nelle difficoltà conseguenti, soprattutto perché per l'applicazione dei LEPS è un processo complicato, un processo che richiede comunque un'organizzazione territoriale, un attivarsi a livello territoriale e partendo da una conoscenza approfondita dei bisogni. Teniamo presente che il nostro territorio è già molto avanti rispetto, soprattutto l'ambito di Carate, è molto attrezzato su tanti aspetti, cosa che altre realtà non sono, però la questione è proprio non creare quel vuoto, la preoccupazione, portare questa preoccupazione da una parte di chiedersi perché devi togliere proprio i soldi ai disabili, però questo che poi chiudo, cioè c'è proprio bisogno di andare a fare economia su quel punto, cioè il famoso 0,03, 10 milioni mancano per coprire il fabbisogno, è vero che sono incrementati, ma è la stima del fabbisogno che è incrementata, probabilmente per rispondere alla tua popolazione fragile, Regione Lombardia doveva stanziare ulteriori 10 milioni. Adesso vediamo in questa famosa delibera se hanno coperto per il 2024, benissimo. Quel gap, probabilmente, questa è un'informazione che ho avuto da ANCI, probabilmente in questa delibera hanno previsto una tantum per coprire, probabilmente vanno quasi ad azzerare, però siccome non c'è un'ufficialità, purtroppo comunque vado
per comunicato così e non è corretto in questa situazione. Per cui è proprio questa situazione complessa dove tu non puoi creare un vuoto, è successo in altre situazioni, però a maggior ragione non è che dobbiamo ripetere gli errori, non puoi creare un vuoto o comunque una difficoltà sulle situazioni già che vivono difficoltà costanti, per cui il discorso è questo e credo che il nostro dovere di amministratori sia nel piccolo e soprattutto ovviamente nel grande, perché Regione Lombardia come tutte le altre ha quell'autonomia per decidere come andare ad applicare una norma nazionale, come tutelare i propri cittadini attivando risorse e dispositivi regionali, per cui leggi, decreti che ti permettono di cambiare la situazione e accompagnare la situazione in questo senso. Mi sembrava corretto comunque discuterne stasera, anche solo per concludere il nostro percorso di amministratori e fare un po' di riflessione. Corti, posso aggiungere anch'io a questa, insomma, chiarimento che ha dato il consigliere Molteni. Allora, è vero che la legge sul piano nazionale per la non autosufficienza è andata, cioè i dati riportati sono corretti, quindi parliamo di 3 anni fa, però 3 anni in cui non prima di andare a tagliare non si è fatto il percorso di andare a costruire servizi. E quindi c'era questo arco di tempo che avrebbe anche potuto consentire di prepararsi uno. Ecco. E poi per dare un dato, non so, sulla B2, sempre dall'ufficio di piano, c'è una copertura del 70%, che non è comunque anche degli anni passati, quindi non si arrivava mai comunque alla copertura del 100%. E poi per dare un'esemplificazione sulla questione dei caregiver sul i non autosufficienti, per esempio un servizio che verrà attivato è quello del SAD come supporto ai caregiver, ma con le diminuzioni così che ci sono state sul loro fondo vorrà dire 2 ore alla settimana, quindi di sollievo per i familiari, 2 ore alla settimana, cioè circa 15 ore al mese. Ecco, questi dati, ecco, anche questi sono dati che magari danno un elemento di valutazione a quello che diceva, e anche il personale, cioè il problema dell'accreditamento familiare più comodo da sì. Va bene, comunque è vero, la problematica è complessa e comunque riguarda una fragilità molto pesante. Grazie. Sulla delicatezza e l'importanza del tema siamo tutti d'accordo, chiaramente. Bene, io a questo punto metterei in votazione la mozione, la mozione presentata dal gruppo consigliare Veduggio Domani con oggetto revisione DGR 1669 del 2023, programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 22-24, esercizio 24. Chi è favorevole? 4. Chi vota contro? 9, giusto? Ce l'ho fatta. Si si astiene? Nessuno. Bene. Grazie per il dibattito, per la vostra presenza. Prossimo consiglio comunale, non so se l'ultimo, però sicuramente noi dobbiamo fare il rendiconto e a valle una variazione di bilancio. Se tutto funziona vorremmo farla magari nella stessa serata, in modo tale che ratificheremo. Sì, perché poi mi sembra che la possibilità. E poi non sente la gente, magari non registra. Sì, se c'erano delle indicazioni sulle disposizioni finali, l'ultimo giorno utile per fare consiglio comunale.
Mi pare che la straordinaria amministrazione possa essere fatta fino al 24 aprile, giusto? Ecco. E quindi poi dopo potremo fare solo l'ordinaria amministrazione. Quindi entro quella data dobbiamo fare, no, consuntivo sì, vorremmo farlo inizio aprile, insomma, ecco. L'abbiamo depositato, quando è stato? Ecco, quindi 20 giorni il deposito, giusto, 20 giorni il deposito, dopodiché può essere portato in consiglio. Quindi se riusciamo nella stessa sera rendiconto e variazione dove poi applichiamo l'avanzo di bilancio, altrimenti se non riusciamo lo facciamo in due volte diverse. Bene, vi ringrazio, buona serata a tutti, grazie.